Dal 1 gennaio 2019 tutte le aziende italiane passive d'IVA saranno coinvolte nell'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di aziende e privati cittadini. In realtà il 1 luglio 2018 ci saranno già dei primi cambiamenti. Chi sarà impattato? I cessionari di carburanti per motori e subappaltatori di forniture comprese in appalti pubblici. E le altre aziende possono permettersi di aspettare il 1 gennaio 2019? In realtà no. Ad esempio, un'azienda che ha un parco macchine con abbinate le schede carburanti dal 1 luglio non potrà più gestirle in modalità tradizionale. Quindi cosa accadrà alle schede carburanti? Andranno in pensione e di fatto le aziende dovranno ricevere fatture elettroniche nel nuovo formato XML PA B2B tramite il sistema di interscambio. È quindi importante non ridursi gli ultimi mesi, ma adottare uno strumento software che permetta di gestire anche le poche fatture elettroniche che riceveranno in maniera organizzata e strutturata. L'impatto iniziale per la maggior parte delle aziende si avrà sul flusso di fatturazione passiva.